Ragazzi, questa sarà un'intro stranissima, perché io in questo momento ho gli occhi chiusi. Come avrete sicuramente intuito, stiamo usando la Moving Texture Pack. È un macello, io l'ho vista soltanto nei video e altre cose del genere. Non l'ho mai usata da me, ma voglio fare un tentativo, voglio vedere com'è. In questo momento io ho gli occhi chiusi, non sto vedendo nulla. Comunque non ho neanche fatto l'intro, sono veramente uno stronzo. Io sono Davide Giovanni, questo qui è un nuovo video dentro il mondo della survival, ma non è un video dello survival. Adesso aprirò gli occhi e vedrò come sarà questo mondo. Porca troia, inizio a pensare che fare questa cosa dopo cena sia un grosso errore, un errore madornale. Guardate il piccone, il totem del non morto. Oddio, è estremamente disorientante questa cosa. Ovviamente siamo dove ci trovavamo già l'ultima volta, ho ancora l'inventario con della roba. È terribile, guardate la texture del blocco di grass che sale e scende. Le pecore no, sono a posto, a meno che la faccia non sia movimentata. No, ok, gli animali sono ok. È veramente terribile questa cosa. E sapete cos'è ancora più terribile di questa texture pack? È ancora più terribile il fatto che mi si è dimenticato di dirvi che se questo video arriva a 100 mi piace, quindi condividete come pazzi, potrete trovare il texture pack sul mio canale Telegram. È stato proprio così, qui sotto in descrizione lo trovate, poi ogni tanto passa anche a schermo, quindi non potete sbagliarvi. Lo trovate anche qui in alto a destra sul mio canale Telegram, troverete questo fantastico pack di texture, a patto che arriviamo a 100 mi piace. Anche gli item in mano sono tutti sminchiati, aspetta, fatemi volare, così è un po' meglio, anche se vedo i campfire che cambiano colore. Scendiamo un attimo dall'alto, in realtà non si nota neanche molto, oddio, quando mi avvicino però è terribile. Ok, in realtà alcuni elementi non si muovono, tipo gli elementi della Vanilla Twix non si muovono, presumo che in generale, oddio cosa succede? Mettere lo sguardo su qualunque cosa e quella cosa si muove è estremamente terribile. Ma poi non si muovono neanche nella stessa direzione le varie texture, è peggio ancora. Anzi, forse sarebbe stato peggio se si muovevano tutte nella stessa direzione, sarebbe stato ancora più disorientante. Oddio, mi sta venendo male di stomaco. Forse fare questa cosa dopo cena è stato un pessimo errore. Oddio, mangiare la roba è terribile. Ok, cerchiamo di tornare a casa e vedere com'è la base. Oddio, no, ok, il bambù è ancora tollerabile. Il peggio è sempre la terra. La terra è sempre il male assoluto. Comunque a fine video vedremo anche con le shaders se si riescono a mettere con questa texture, non è detto. Quindi vi ricordo di rimanere fino alla fine del video. E costruiremo anche, oggi costruiremo anche qualcosina di corto. E magari mentre che ci siete mettete anche mi piace, condividete il video, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Le bacche di cacao sono spettacolari, sono forse la cosa più cursed che abbiamo visto fino adesso, assieme anche ai campfire. I cristalli sono cursatissimi anche questi, specialmente quando sono su roba. Quando i cristalli sono messi sopra ad un blocco più alto rispetto al resto sono decisamente cursati. E anzi, mi mangio quello che ho detto, la texture più cursata è quella della grindstone, perché era l'unica texture che se girava come tutto il resto aveva senso, perché è una ruota, ma puntualmente l'hanno fatto in modo che non avesse senso. E anche la stone cutter non c'è male, che diventa invisibile a un certo punto. Oh, abbiamo trovato una texture che non si muove, attenzione, la mangrovia non si muove, strano. Eppure questo è 1.19.2 come texture, però fa ancora più strano vedere tutto quanto fermo e poi vedere alcuni blocchi che si muovono e altri che non si muovono. Dio, i muri sono terribili. La stone cutter è la cosa che mi fa più ridere in assoluto, però purtroppo la roba 1.19 non si muove. Anche questi. Ma poi perché gli item girano in maniera diversa dei blocchi? Ma perché questo gira così e questo invece gira in un senso decente? Ma non ha senso. Però il pillar di quarzo è ok, il pillar di quarzo è ok. È invivibile questa roba. Oddio, la serra si muove tutta coordinata. Guarda, la serra è tutta coordinata. Mi stanno attaccando. Guarda. Ah no, non è tutta coordinata. Cavolo, sembrava tutta coordinata. È tutto così vomitevole. Le lily pad sono un'altra cosa cursatissima. Cioè tutto ciò che è bello diventa terribile. E tutto ciò che è terribile già di base diventa ancora più terribile. Ma a questo punto mi chiedo come possano essere le texture a specchio che sono presenti dentro il magazzino, perché queste saranno ancora più cursate. Vabbè dai, almeno le scritte rimangono ferme. Solo con un font diverso da quello standard di gioco, ma almeno le scritte rimangono ferme. Andiamo a vedere le texture a specchio che ci sono nel magazzino. È crashato il gioco, ragazzi. È semplicemente crashato il gioco. Ok, riproviamoci. Cerchiamo di tornare nel Nether. Al massimo tolgo la texture, se lo fa crashare quando entro nel Nether, e poi la rimetto quando siamo dentro. Ok, tentativo numero 2. Sembra che stavolta ce la faccio. E invece no.
Tra l'altro non era neanche la prima volta che mi crashava, ma è crashato anche la prima volta che ho scaricato la texture. L'ho tolta e adesso riproviamo ad entrare nel Nether. Altrimenti, boh, costruiremo qualcosa e ci arrangeremo con gli item che ho qui addosso. Tentativo numero quanto? Numero 3. E niente, non si può entrare nel Nether. Ma che dire, vi consiglio questa texture? Bah, fate un po' voi. Non si può giocare perché se vai nel Nether crasha. In realtà mi crashava pure soltanto all'avvio la prima volta che ho messo la texture e ho provato a giocarci. Quindi in realtà non sapete neanche se potete avviare il gioco. Consigliabile? Bah, non saprei. Secondo me non è consigliabile. Quindi vediamo un pochino cosa ci offre la nostra Shulker Box magica. Ne abbiamo tre. Speriamo di avere qualcosa di decente per poter costruire. Possiamo provare a fare un alberello custom fatto con il mossy cobblestone al posto dei tronchi e le foglie di azalea fiorite, perché sono le uniche foglie che ho che si muovono, e usare quelle standard sembrava quasi barare. Posso usare anche la spruce, sai una cosa? Proviamo a farlo con lo spruce che mi piace di più. L'alberello custom, possiamo farlo di qua, qua è perfetto. E il problema non è tanto fare tutte le cose, è concentrarsi su qualcosa. Quando inizi a concentrarti su qualcosa ti viene veramente da sboccare. Perfetto, ho finito le foglie. Sì, non esattamente un albero stupendo, ma ci piace così. Del resto non potevamo fare molto altro. E adesso bisogna fare l'ultima prova. Bisogna fare la prova suprema. Gli item a terra sono terribili, corsatissimi. Anche i pot, non avevo visto i pot. Ma come si fa a vivere così? Ma piuttosto uccidetemi. Tranne il pot di azalea. L'azalea nel pot non si muove. Comunque c'è da fare un'ultima prova, nella speranza sempre che non crashi il gioco, perché insomma mi sembra abbastanza scontato il finale di questo video, ovvero video setting, shader pack. È crashato. Non è crashato. Cioè crashi quando vado del Nether, ma le shaders non ti danno fastidio. Si muovono le ombre. I muretti di sandstone. Perché le pareti e gli item a terra sono forse le cose peggiori, assieme anche alle bacche di cacao e ai pot. Ma poi è terribile qui, con tutti questi dettagli che si muovono. L'enderwood è un'altra cosa buggatissima. Il fiore anche non ha senso di esistere. Mi sta venendo il volto a stomaco. Mi sta venendo da sboccare. È terribile. Ma il punto qual è? È che voi questo video potrete chiudere in qualunque momento. Io invece dovrò anche editarlo e ci vorrà tanto. Ci sta, ok, i libri non sono fastidiosi. Sono cursati, ma non sono fastidiosi, perché alla fine girano tutti quanti nello stesso verso e non danno più di tanto fastidio. Ok, diciamo che gli interni sono la cosa che per ora più si sta avvicinando a farmi sbrattare sangue. Facciamo che io adesso esco dal gioco, tolgo la texture pack dal folder delle texture pack, entro nel Nether, esco dal gioco e rimetto di nuovo le texture dentro il folder delle texture e da lì le mettiamo nel Nether, perché siamo già nel Nether, quindi non può più crashare quando entro. Ok, il mio piano sta funzionando, siamo entrati nel Nether, adesso riesco di nuovo dal gioco, rimetto le texture dentro il folder delle texture e vediamo com'è nel Nether con il vetro che fa da specchio. Ok, il momento della verità, ragazzi. Oddio, fa ridere perché si muove tutto quanto, ma i riflessi nel vetro no. Si muove il vetro, ma i riflessi nel vetro no. Oddio, ma si muove la zucca. Per qualche motivo le zucche si muovono, ma tutti gli altri copricapi no. E anche la texture dentro della zucca non si muove. Guardate la faccia che si muove, lol. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, se siete arrivati fino a qua senza dar di stomaco, senza morire, vi ricordo di lasciare like, commentare e soprattutto condividere il video con tutti i vostri amici, di attivare specialmente la campanellina delle notifiche se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo anche di passare a Telegram, Instagram e TikTok se ancora non l'avete fatto, e anche di pregare la Betulla. E tanti saluti. Io voglio chiudere questo video perché io ho bisogno fisicamente di chiudere questo video, perché sto male, ma soprattutto so che stavo molto male quando andrò ad editarlo. Tanti saluti.